Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, sono il vostro Franco92 e oggi siamo qui con un nuovo video. Oggi vi recensirò questo prodotto, ovvero il mouse Aukey GM-F2, mouse di fascia economica in quanto si trova al di sotto dei 25 euro, ma che vuole stare tra i mouse di fascia superiore. Premetto che questa qui non è una collaborazione con Aukey, perché appunto mi serviva un mouse nuovo, dato che il mio precedente purtroppo ha cominciato ad avere dei difetti. Tuttavia, comunque, se Aukey volesse mandarmi qualche prodotto da recensire, ne sarei ben contento. E quindi, ragazzi, questo mouse può essere considerato un best buy per il suo costo? Andiamola a scoprire in questa recensione. Dunque ragazzi, andiamo all'unboxing di questo nuovo mouse che mi è arrivato appunto da Amazon. Quindi qua abbiamo il nostro bel pacco, ci armiamo di forbici e rompiamo tutto, anche se questo non c'era neanche dei bisogni. Ok, tiriamo fuori il nostro pacco, questo gettiamolo. Ed ecco qui il nostro mouse dell'Aukey. Ok, vediamolo adesso meglio nel dettaglio. Dato già è molto bella la confezione, molto carina, che è quasi impiccicato. Ok, adesso si nota meglio, ragazzi. Allora, intanto quello che abbiamo nel davanti è appunto il nostro mouse, appunto. Il GM-F2, nei lati abbiamo nulla, mentre nel retro abbiamo, diciamo, diverse caratteristiche del mouse in sostanza. Adesso andiamo a fare l'unboxing, appunto, se ci riusciamo. Allora, vediamo cosa abbiamo dentro. Allora, in primis già abbiamo il mouse che ora vedremo a brevissimo. Poi abbiamo questa card che non so esattamente a cosa serva, questa cartolina. E poi ovviamente ragazzi il classico libretto di istruzioni come per ogni mouse. E niente ragazzi, vediamo adesso un pochettino il mouse. Ok, il cavo intanto è già in treccia, quindi già è una bella cosa. E adesso, momento magico, vediamo il mouse. Olè. Molto bello, ragazzi. Qualità costruttiva così al volo, non, diciamo è cheap, ma non delle più cipose, se così si può dire. Qua c'è per esempio il copri tappuccio, cablato con USB d'oro. E niente ragazzi, non ci resta che provarlo per qualche giorno e vediamo come andrà. Allora ragazzi, già vi posso dire così al volo che l'impugnatura è davvero davvero comoda. Non avevo una comodità così di questo genere con un mouse davvero da tanto tempo, anche più comodo rispetto al mouse della Klim che avevo recensito un paio di anni fa circa. Niente ragazzi, adesso lo andrò a collegare, lo provo in uso generale, gaming, eccetera, e poi vi farò la recensione completa di questo prodotto. Parliamo di qualche dato tecnico adesso. Il mouse Aukey GM-F2 è caratterizzato da un sensore PWM 3325 da 5000 dpi, con un pooling rate fino a 1000 Hz, ed un insieme di LED RGB, perché ricordiamo gli RGB fanno fare più FPS, che sono direttamente personalizzabili dal software che fornisce Aukey. Il mouse è composto principalmente da plastica, comunque una plastica un po' cheap,
Si tratta di un mouse molto leggero, infatti parliamo solo di 181 grammi. Ed inoltre troviamo anche un cavo in nylon, quindi un cavo intrecciato che permette di non avere un groviglio di cavi, un cavo anti-ingarbugliamento. Ma adesso parliamo dell'uso. Nell'uso quotidiano, che sia dalla navigazione web all'editing, mi sono trovato abbastanza bene. E l'ho trovato veramente, veramente molto comodo per la mia mano e per il mio tipo di impugnatura. In gaming è andato anche bene, l'ho testato con giochi come Paladins, Fortnite e anche Apex. Certo, il sensore non è dei migliori né dei più precisi, tuttavia svolge egregiamente il suo lavoro, soprattutto ricordando quello che costa. Infatti vi è anche, ovviamente, come in tutti i mouse da gaming, la possibilità di andare a regolare i DPI mediante i tasti fisici presenti nel mouse. Forse per i giocatori che tendono a giocare più di braccio piuttosto che di polso e quindi che tendono ad alzare spesso il mouse, questo mouse potrebbe non essere particolarmente indicato per loro. Perché mi sono accorto appunto che alziamo e poggiamo il mouse nuovamente sul nostro tappetino, il puntatore si andrà sempre a spostare verso o sopra o di lato, insomma da qualche direzione. Però ricordiamo ragazzi, non è il sensore top di gamma. Tutti i tasti cliccabili offrono comunque un buon feedback. Ti fanno proprio sentire che hai cliccato fisicamente il tasto. Sicuramente sono molto belli anche i LED RGB che sono presenti nel mouse nella parte inferiore e nella parte della rotellina e non solo. Come abbiamo già detto in precedenza, questi LED sono personalizzabili direttamente dal software Aoki, ovvero il GIM Control Center. Naturalmente troverete il link in descrizione da dove scaricare questo software. Parlando appunto del software, graficamente secondo me è molto ben fatto e offre la personalizzazione classica di ogni mouse, ovvero le immancabili luci a LED, macro, vari tasti, polling rate e i DPI. Ragazzi, andiamo alle conclusioni adesso. Considerando il prezzo, si tratta di un buon mouse economico per gaming e non solo. Personalmente non lo considero un best buy per il prezzo a cui l'ho comprato, che è di circa 24 euro, perché appunto sempre in quella fascia di prezzo noi abbiamo tanti altri mouse da gaming un po' migliori, tanto per citarne uno, il Logitech G203. Tuttavia, se il prezzo di vendita si aggirasse intorno ai 20 euro in offerta, ragazzi, vi consiglio assolutamente di comprarlo, perché secondo me a quel punto sarebbe un prezzo davvero interessante. Nel complesso lo considero come uno dei migliori mouse da gaming economici e per chi vuole spendere poco lo potrei anche consigliare. E quindi ragazzi, la recensione termina qui. Ditemi cosa ne pensate voi di questo mouse, se l'avete provato anche voi. Naturalmente trovate in descrizione il link da dove acquistarlo su Amazon. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!